Buongiorno Star Video, buongiorno amici del canale. Oggi farò cavolfiore al forno con besciamella, provola e fese di tacchino. Questi sono gli ingredienti. Allora, iniziamo. Prima di tutto a preparare la besciamella. Allora, aggiungo un bicchiere di latte, un cucchiaio di farina, della noce moscata e una noce di burro. Allora, spostiamoci ai fornelli. Accendiamo il gas. Fiamma media. E giriamo di continuo. Aggiungo anche un po' di sale, un pizzico. Adesso che la besciamella si è addensata, spengo il fuoco e la metto da parte. Allora, tagliamo la fesa del tacchino a striscioline. E la mettiamo in una padella con un po' d'olio. Li metto sul fuoco a farla abbrustolire un po'.
Basta così, pronto. Prendiamo il fuoco e iniziamo a preparare il cavolfiore in teglia. Allora preparo la teglia. Aggiungo il cavolfiore. La fesa di tacchino. La besciamella, il cavolfiore l'avevo preparato prima, bollito con del sale. Poi fatto scolare per bene. Allora la provola. La taglio a pezzi. Adesso che ho tagliato la provola, la aggiungo al cavolfiore. Gli do una mescolata. Aggiungo un po' d'olio. E del formaggio. La livello un po'. E in forno per circa mezz'ora a 180 gradi. A dopo. Nel frattempo che cuoce il cavolfiore in forno, preparerò delle frittelle, sempre di cavolfiore. Allora, ci vogliono due uova, cavolfiore, forse 150 grammi, no, non li ho pesati, 5 cucchiai di farina colmi, del pepe nero, prezzemolo e uno spicchio d'aglio. Allora iniziamo a rompere le uova. Mescoliamo con una forchetta, li rompo un po'.
aggiungo pepe nero, a piacere. Faccio pezzetti piccolissimi l'aglio. Aggiungo 2 cucchiai di grana grattugiato, 2, 3, facciamo 3. E il prezzemolo. Aggiungo la farina. Un po' di sale. Pochissimo, avevo già salato il cavolfiore. Un po' d'acqua frizzante. Un altro po'. Un altro goccio ci vuole, è troppo asciutto. E sono pronti per friggere. Ma i fornelli. Allora aggiungo dell'olio di girasole. Allora, proviamo se l'olio bolle.
l'olio è pronto e facciamo delle cucchiaiate lì per formare le frittelle. Nel frattempo sistemiamo il piatto per toglierlo. Aggiungo della carta assorbente. C'è poco spazio, quindi mi devo arrangiare. Allora, pronti per girare. Sono pronti per togliere dal fuoco. Continuiamo così fino a che l'impasto sarà terminato. E anche le frittelle sono pronte. Togliamo. E spegniamo. Il cavolfiore con le frittelle è pronto. Sono pronti, pronti per l'assaggio.
Sono davvero una vera delizia. Ottimi. Ciao a star video, ciao amici del canale, alla prossima ricetta. Ciao.